variabile, chiaramente, e il ripristino chiaramente di tutte le colonie. Un intervento, come dicevo, a 7 milioni di euro. Nell'interpellanza quello che si chiede è, soprattutto, dovete spostare le imbarcazioni? Allora, piccola premessa. Il progetto oggi è stato affidato, dopo procedura di gara, con un appalto integrato, a una società che si deve occupare della progettazione esecutiva, per i quali ha 40 giorni, e l'esecuzione dei lavori, che durano un anno e 2 mesi circa. Questi sono i lavori previsti. Ragionevolmente, una volta fatta la progettazione, comunque un anno e 2 mesi circa. Ragionevolmente, una volta eseguita la progettazione esecutiva, è necessaria la validazione da parte del progetto dalla Regione Autonoma della Sardegna. Okay? Quindi è ipotizzabile, chiaramente, alla luce di alcune osservazioni che poi vi dovrò dire chiaramente, che trascorsi i 40 giorni per la progettazione esecutiva, 40-50 giorni, ipotizziamo, ci siano i tempi tecnici per la validazione da parte della Regione Sardegna, che non necessita di valutazioni di impatto ambientale. Questo è un dettaglio non irrilevante, perché chiaramente allungherebbe tutti i procedimenti. Considerate che il progetto chiaramente è già passato in conferenza dei servizi e ha avuto comunque il nulla osta da parte di tutti i soggetti partecipanti in conferenza. Questo si dovrebbe tradurre chiaramente, seguendo questa logica, in un inizio lavori prevedibili all'inizio dell'estate. I lavori, e c'è stato un incontro, vi dico, con l'impresa appaltatrice, possono essere comunque strutturati in lotti. Il primo incontro si è tenuto non più tardi di 2 settimane fa, un primo incontro con l'impresa, con la quale si è cercato di capire chiaramente quelle che sono le necessità di cantiere. Se mi date. Perché pensavo, no, perché vedo che sto andando oltre, ma è importante. L'impresa, per necessità di cantiere, dice: quali sono le esigenze che voi avete? Le esigenze nostre sono quelle di preservare la funzionalità del porto per non pregiudicare l'attività di pesca, né tantomeno pregiudicare l'attività di diporto. Ok? Per cui si è in quella fase immediatamente coinvolta la Guardia Costiera per un supporto tecnico, perché chiaramente la Guardia Costiera deve essere sempre interpellata nelle operazioni di spostamento portuale. Non stiamo parlando di barche, stiamo parlando di lavorazioni entro il porto e si stanno ancora oggi valutando delle ipotesi. Dove si vorrebbe arrivare e dove vorremmo arrivare? Vorremmo arrivare a una situazione e a una soluzione che limiti per quanto è possibile il disagio nei confronti dei diportisti e nei confronti dei pescatori. Come? Sfruttando gli spazi a terra esistenti, per dire, all'interno dell'area portuale, quindi le imbarcazioni di piccole dimensioni, magari temporaneamente essere spostate, quindi con alaggio e varo fatto all'interno della stessa area portuale, evitando, vi dico la verità, di pregiudicare comunque un'attività professionale che è quella della pesca, perché impedire comunque l'attività professionale, come ben sapete, non è possibile. E questo è. Spostare le barche. La disponibilità, come è stato detto, anche del porto industriale, è una delle ipotesi che si è valutata. Vi dico la verità, francamente, è un'ipotesi non valutabile, ma per un insieme di motivi, perché il porto industriale Oristano, per come è strutturato, è pur vero che potrebbe consentire l'accesso da parte delle imbarcazioni di porto, ma anche della flotta dei pescherecci, ma è altrettanto vero che la struttura interna portuale oggi non è strutturata per accogliere questo tipo di imbarcazioni. Ovvero al porto industriale, abbiamo fatto anche un sopralluogo con l'assessore Prevete, due moli esistenti, ci sono due moli galleggianti che vennero insediati tantissimi anni fa, hanno due caratteristiche: sono esposti al maestrale che entra dentro il porto, e in secondo luogo non hanno comunque le risalite e ne hanno i corpi morti che consentirebbero comunque un ormeggio sicuro delle imbarcazioni. Quello sul quale si sta ragionando, e a brevissimo ci sarà un incontro, è quello di cercare, come dicevo, di limitare al massimo lo spostamento delle imbarcazioni, cercando di trovare una soluzione di rotazione all'interno dello stesso spazio acqueo. Questo chiaramente va condiviso con l'impresa, questa è una volontà dell'amministrazione comunale, perché si vuole limitare il disagio, e limitando il disagio si vuole chiaramente anche posticipare l'esecuzione dei lavori. Nel senso che la soluzione, secondo noi, più corretta in questo momento è non iniziare i lavori nell'estate, ma iniziare l'esecuzione dei lavori possibilmente al 1° ottobre del 2024, consentendo da una parte la fruibilità dal porto da parte dei diportisti. Quindi garantendo comunque ai diportisti di poter utilizzare il porto con tutte le problematiche che ha oggi. Dall'altra
non incidendo sull'attività di pesca e dando anche alla società di gestione, che chiaramente ha la necessità di fornire i propri contratti di servizi, anche, diciamo così, una sicurezza sulla gestione. Perché condivido assolutamente col consigliere Federico che la struttura è strategica. Nessuno di noi vuole che il porto veda andare via le barche, che sia pesca e che sia di porto. Un porto turistico per definizione deve avere più barche. Oggi il porto comunque con la sua capienza ha tutti i posti barca comunque garantiti durante la stagione estiva, e questo comunque è un elemento estremamente positivo. Quindi quello che posso dire è tranquillizzare chi è preoccupato che comunque per quanto riguarda il 2023 la stagione estiva non ci saranno problemi. Tutte le soluzioni che verranno valutate saranno valutate per evitare comunque qualsiasi tipo di disagio. È chiaro che in un cantiere di quel tipo di disagio ci sarà, non sto dicendo che non ci sarà disagio perché impatta su tutta l'area portuale, ma è pur vero che comunque avendo due darsene e due ingressi si può modulare comunque lo spostamento delle barche. Concluda, assessore. Sì, sì, grazie, grazie Presidente. Per cui questo è il primo aspetto. Nell'interpellanza poi viene chiesto come ci dobbiamo o ci si deve comportare per quanto riguarda come verranno gestiti i rinnovi del contratto di ormeggio in scadenza il 31 dicembre. Francamente, lo dico, sulle questioni gestionali noi non possiamo entrare nel merito. I contratti di ormeggio vengono comunque, in ogni caso, fatti firmare dalla società di gestione, ed è pur vero che la società di gestione prenderà atto di quello che noi stiamo dichiarando anche oggi. Nel senso che è chiaro e ipotizzabile che vengano fatti dei contratti di ormeggio per il prossimo anno. Quello che si vuole sfruttare è il periodo di fermo invernale, che ci può consentire di arrivare all'estate successiva garantendo, vi dico, il minimo disagio, quello che vorremmo per il porto. Poi, ogni qualvolta si renderà necessario fondarsi butta, questo lo dico all'Aula, proprio perché si diceva non condividiamo, siamo ancora in una fase, diciamo così, interlocutoria, anche con tutti i soggetti, perché abbiamo anche discusso con l'autorità portuale per evidenziare, per dire certe necessità, nel caso abbiamo detto è necessario spostare qualche barca, può essere necessario, c'è la possibilità, sì c'è, ma non vorremmo seguire quella soluzione, vorremmo limitare comunque il disagio cercando di razionalizzare gli spostamenti all'interno del porto. Grazie.